Un lungo corteo in marcia verso i templi di Paestum per dire no alla centrale a biomassa, una centrale elettrica che utilizza l'energia rinnovabile ricavabile dalle biomasse, appunto. Per il sindaco di Capaccio Paestum, Italo Vosa, per i rappresentanti del comitato Sorvella Sabatella, in realtà si tratta di un inceneritore di fatto che provocherebbe gravi danni all'economia del territorio. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla centrale agli inizi di gennaio, ma il territorio appunto si oppone. A dire no c'erano 15 sindaci del comprensorio, il consigliere regionale del PD Franco Picarone, esponenti del Movimento 5 Stelle, studenti, trattoristi che con i loro mezzi hanno fatto sentire il peso della protesta. Il corteo, partito dalla località Cafasso, è arrivato fino all'area archeologica, dove tanti ragazzi hanno formato intorno ai templi una catena umana per dire a chiare lettere che il territorio di Paestum non si tocca. Poi i sindaci, i rappresentanti delle associazioni, hanno sottoscritto un documento per condividere l'impegno nella lotta per dire no alla centrale a biomassa. Le ragioni della gente coincidono oggi con quelle della politica? Assolutamente sì. Oggi il popolo di Capaccio Paestum, ma non solo, il popolo di 10-15 sindaci limitrofi sono qua per dire no a questo che è un inceneritore. Questo non ha niente di rinnovabile energia, questo è un inceneritore che brucia e che è dannoso per la salute pubblica. E oltre a questo io voglio fare un appello al Presidente della Regione, al nostro Presidente della Regione, perché lui può e deve occuparsi di questo caso. Sarebbe una sciagura non soltanto per la salute ma per l'occupazione. Si creerebbero decine, centinaia e migliaia di disoccupati nella filiera turistica, agroalimentare e nella filiera zootecnica. Qua non si parla di rifiuti, si parla di un biomassa che dovrebbe bruciare la sanza di olive, le nocciole di olive. Noi in questo territorio non produciamo, non è una cosa che riguarda noi, dovrebbero venire questo materiale dalla Puglia, ma è assolutamente un paradosso, non è una questione che noi non vogliamo i nostri rifiuti. C'è un problema fondamentale, la difesa di un principio, che non si deve fare nulla quando non c'è la condivisione della comunità e dei rappresentanti della comunità. Qua non stiamo parlando di opporsi a un'opera pubblica, parliamo di un'attività imprenditoriale che non è condivisa, che mette in pericolo, a repentaglio, quelle che sono le risorse agricole, zootecniche, turistiche del territorio. Picarone, i sindaci chiedono anche l'intervento del governatore. Ma noi ci siamo impegnati per approfondire innanzitutto il problema e abbiamo visto che non c'è stato un intervento del settore ambiente, ma è passato per le attività produttive della vecchia amministrazione. C'è una conferenza di servizi a maggioranza, c'è l'opposizione del sindaco del territorio, della soprintendenza, del direttore del museo, di tante associazioni, dei cittadini, oggi di tutti i sindaci. Abbiamo visto che traballa l'autorizzazione perché si tratta di un impianto di vecchia concezione che non dà garanzie sulle emissioni, sulla sostenibilità ambientale, è un impianto che ha molte falle. Noi adesso abbiamo fatto partire un'indagine come regione per capire quali sono gli elementi che possiamo utilizzare per impedire che l'opera si faccia e per dare una risposta al territorio. Qui c'è la nostra storia, non a caso li incontri qui ai templi, i templi sono le radici di questa zona, di questo territorio e noi siamo qui a difenderli, i giovani, le persone sono qui a stringersi intorno alla loro storia. Ma è un'assurdità, perché voglio dire, ma come gli è venuto in mente di fare un progetto del genere in un posto così? Ma è assurdo. Voglio dire, ste centrali, diciamo che sono cose che vengono, diciamo, sponsorizzate dalla comunità europea. D'accordo, li volete fare queste centrali, ma dovete realizzarli in posti adeguati. La centrale biomasse assolutamente metterà, diciamo, tutto il paese assolutamente a terra, a partire dall'agricoltura, il turismo, l'allevamento, e quindi diciamo è assolutamente qualcosa da evitare. Morale, ma anche soprattutto il sentimento di responsabilità.